Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi voglio parlare di OBS. OBS, Open Broadcaster Software, è un programma che si utilizza solitamente su Twitch e Hitbox per streamare. Io lo utilizzo dall'anno scorso per i miei live stream su Twitch e molta gente trova difficile configurarlo correttamente. Adesso che finalmente Twitch ha deciso di mettere il selettore di qualità a tutti i canali, anche con meno di 21 spettatori, è finalmente diventato più semplice gestire i bitrate. Tuttavia, bisogna ancora considerare alcuni elementi, alcuni fattori. Innanzitutto, io preferisco OBS classico, che è questo di qui, a OBS Studio per diversi motivi. Innanzitutto, su OBS Studio ho avuto diversi problemi per quanto riguarda la configurazione del gioco a schermo intero. Infatti, alcuni giochi venivano buggati. Come esempio sul TF2, nel menu di selezione della modalità casual o competitiva, si vedeva sotto Steam anziché il gioco stesso con il menu. Si vedeva la parte bassa del menu e sotto si vedeva invece Steam anziché tutto il resto. Ecco una screenshot. Inoltre, ho avuto anche diversi problemi a capire come configurare correttamente il Chroma Key, però ci sono riuscito. Molto più complicato, molto più complesso, quando invece su OBS classico basta semplicemente fare doppio clic sulla sorgente video e quindi configurare il Chroma Key da qui stesso. Molto semplice, molto intuitivo, molto veloce. Un'altra cosa che non sono riuscito a configurare su OBS Studio è il frame rate. Su OBS classico si può scegliere il frame rate liberamente, mentre su OBS Studio si è vincolati ad alcuni frame rate. Una cosa molto stupida. Comunque, io l'ho configurato in questo modo. Ho configurato la mia codifica a 3100 bitrate con il CBR abilitato e il padding CBR abilitato anche adesso. In questo modo non ho problemi di qualità, non devo stare lì a vedere quale qualità mettere. OBS se la sceglie automaticamente quando avvio il gioco e quindi in base alla potenza del mio PC e ai requisiti del gioco regola la qualità per non far laggare il gioco, anche se a volte lagga lo stesso. Ed ecco per questo motivo che utilizzo i 60 fps con giochi leggeri o comunque con giochi flash, tipo adesso per registrare questo video sto utilizzando 60 fps, perché comunque cioè è soltanto un video del mio desktop, eccetera, non è niente di che. Mentre per quanto riguarda alcuni giochi più pesanti come TF2, Unreal Tournament, giochi che comunque sono pesanti, devo mettere per forza 30 fps, perché questo PC che sto utilizzando per il momento, che non è il mio PC, non riesce a reggere i 60 fps in 1080p. Ma solitamente, normalmente, io utilizzo 1080p senza nessun downscale a 60 fps e con il filtro LangZOS, perché con questo filtro non squadretta i pixel, detto in maniera veloce. Poi, come configurazione di avanzate, utilizzo lo schema CPU super fast, perché in very fast faster lagga, ultra fast sgrana troppo. Super fast invece è lo schema CPU perfetto per l'i5 2320, che è il processore che ha questo PC molto arretrato e vecchio. Il CFR lo tengo abilitato perché soprattutto nelle registrazioni video non ho il salto di FPS e quindi non ho dei lag improvvisi, ma mantiene sempre costante il frame rate 30 fps oppure 60 fps, lo mantiene sempre costante, non diminuisce mai e non salta, tipo non droppa gli FPS, ecco. Questi sono i settaggi che utilizzo solitamente e questi sono, diciamo, i settaggi più leggeri che sono riuscito a trovare. Ovviamente poi ogni PC e ogni configurazione, ogni connessione internet ha i suoi requisiti. Chiaramente se uno non ha la fibra, quindi non ha ad esempio 3 megabit di upload, già
questo bitrate di qui non lo può automaticamente utilizzare, ma dovrà utilizzare 1800, che è quello che utilizzavo io all'inizio, quando iniziai a streamare l'anno scorso con la vecchia connessione. Adesso utilizzo come bitrate 3100 perché riesce a reggerlo. Inoltre, dato che finalmente hanno aggiunto il selettore di qualità su Twitch, non devo più neanche smanettare con il bitrate perché la gente buffera, eccetera. Non c'è più questo problema, quindi tengo 3100 tranquillamente, va bene. Non mettete valori troppo alti, superiori ai 3500, perché Twitch banna gli stream che superano i 3500 bitrate perché intasano i server. E questo per quanto riguarda la configurazione generica. Per un discorso più approfondito, diamo un'occhiata a questo schema. Questo è uno schema delle diverse risoluzioni e dei diversi valori che diversi processori riescono a reggere. Ad esempio, processori inferiori agli i3 con un upload minimo di 0,7 megabit, quindi un upload tipico italiano, non da fibra, si può streamare soltanto a 360p, 25 fps e bassa qualità. Mentre con una connessione decente come la mia, il massimo che si può raggiungere con un processore inferiore all'i3 è il 480p a 25 fps e alta qualità. Con un i3 invece già la situazione cambia per quanto riguarda le connessioni che vanno dai 0,7 al megabit e mezzo di upload, mentre con gli upload inferiori rimane uguale, identico a quelli più vecchi. Infatti è possibile streamare a 30 fps con un i3, ma sempre vincolati ai 480p con tutte le velocità di upload. Invece già con un i5 2500, che è già leggermente superiore al mio, però lo considero già più o meno come il mio, tanto alla fine il 2320 2500 sono più o meno lì come potenza, sono processori molto simili. Direi di poter streamare già a 1080p e a 30 fps, ma in realtà a 720p e 60 fps riesco a streamare tranquillamente con il mio processore senza problemi. Quindi sono valori molto indicativi, ovviamente ognuno poi se li gestisce come vuole, e poi sono molto influenzati anche dalla scheda grafica che si usa. Con la GTX 970 comunque i 60 fps riescono anche a reggerli alcuni giochi senza problemi. Parlando invece di i7 3760K, ad esempio, e superiori, si può streamare già a 45 fps in 1080p ad alta qualità con una velocità di connessione più veloce dei 10 megabit, quindi già con la mia è possibile. Mentre se si parla di processori ad alta d'élite, diciamo, come esempio il 3960 oppure il 4790K, che è quello che ho io, si può streamare a 60 fps 1080p in alta qualità senza nessun problema. Ovviamente bisogna settare il bitrate giusto. Io non sono riuscito mai a streamare con questa qualità, perché comunque guardate un pochettino qui, richiede un bitrate di 9000 o 5500, che comunque Twitch non consente agli streamer che non hanno la partnership. Però per quanto riguarda registrare i video, tranquillo, è possibile. Quindi, se volete registrare video, un consiglio: utilizzate un trucchetto che consiste nell'abilitare il buffer custom e metterlo a 0. In questo modo si ha una qualità perfetta, senza il minimo sgranamento, e permette quindi di registrare dei video bellissimi. Però quando si streama, non mettetelo mai a zero, perché altrimenti lo stream laggerà tantissimo. Ho già provato io e lagga. Questo è quanto riguarda quindi le diverse qualità grafiche con diversi processori e diverse velocità. Poi
Purtroppo questo è l'unico schema che ho trovato su internet, non sono riuscito a trovare uno schema per i processori AMD, ma è più o meno lì, basta confrontare alla fine le generazioni. Quindi ad esempio gli AMD Athlon potrebbero andare tra questi due, mentre gli AMD più moderni, come ad esempio quelli... Ora non mi sovviene in mente nessun modello perché non avendo un processore AMD non conosco i modelli alla fine. Quelli più moderni comunque basta vedere un pochettino qua con gli i7 e confrontare con questi. Per quanto riguarda i bitrate, quindi Twitch permette di streamare ad un massimo di 3500, però vi consiglio di non raggiungerlo mai per non essere proprio al limite. Quindi io ad esempio sto con 3100 tranquillamente. Permette quindi di streamare a 3500, dicevo, per i non partner e quindi teoricamente si può raggiungere il massimo 1080p a 30 fps, cosa che comunque non è vera perché anche a 60 fps con un buon processore e una buona scheda grafica si riesce comunque a giocare tranquillamente. Io infatti, nonostante stessi utilizzando un i5 2320, riesco comunque a streamare alcuni giochi a 60 fps, ma a 720p. Quindi diciamo che ho questo piccolo bottleneck con questo processore. E questo è tutto per quanto riguarda i settaggi di OBS per Twitch. Spero che questo video sia stato molto utile a quelli che non riescono a capire come configurare OBS correttamente. Io per trovare i settaggi perfetti per il mio PC ci ho dovuto perdere diverso tempo, ci ho messo qualche mese prima di raggiungere i settaggi ottimali, quindi provate, provate e provate diversi settaggi e prima o poi riuscirete ad azzeccare quelli giusti che non fanno laggare lo stream, ma che in compenso non fanno neanche vedere il gioco come se fosse una schifezza, quindi dei settaggi che riescono a compensare. Tutto dipende dal vostro processore, principalmente dal processore, e poi in secondo piano dalla scheda grafica e dalla RAM. Io con 16 GB di RAM, la GTX 970 e l'i7 4790K riesco a streamare anche a 60 fps senza problemi. Quindi tutto dipende da questi tre fattori e poi ovviamente dalla linea, dalla connessione, perché se non si ha almeno un megabit di upload è sconsigliato streamare su Twitch, perché ho avuto grossissimi problemi a streamare alcuni giochi con la vecchia connessione. Soprattutto giochi online impossibili da giocare con il ping che sale a più di 800, quindi sconsiglio di streamare giochi online se non avete una connessione decente. Però giochini così, anche speedrun, giochi DOS, cose del genere, si possono streamare anche con mezzo megabit di upload senza problemi. Detto questo, termino qui il video e alla prossima. Ciao a tutti. Lo carico anche su Twitch questo, potrebbe essere utile.